partire dal 1 maggio 1945, Trieste, insieme all'intera Venezia Giulia, è occupata dalle truppe jugoslave, che insediano la propria amministrazione. Questa trova vasti consensi non solo presso la popolazione slovena, ma anche da parte della classe operaia di lingua italiana e di orientamento comunista. Decisamente contraria invece è la maggioranza della popolazione di lingua italiana. I poteri popolari cercano di guadagnarsi le simpatie generali provvedendo alle necessità prime dei cittadini e anche coinvolgendoli nella creazione del nuovo regime, e ad esempio attraverso le consultazioni elettorali tenutasi il 17 maggio. Si tratta di elezioni a suffragio universale, anche femminile, ma tenute con modalità rivoluzionarie, senza rispetto delle garanzie liberali. A questa politica propositiva le autorità accompagnano la repressione. Quest'ultima assume la forma di un'ondata di violenza di grandi proporzioni, perché nella Venezia Giulia i nuovi poteri adottano la medesima logica di eliminazione di massa degli avversari politici che nei medesimi giorni provoca decine di migliaia di vittime nei territori jugoslavi appena liberati dai tedeschi e nei quali avviene la presa del potere da parte del movimento partigiano a guida comunista. A Trieste gli arresti sono alcune migliaia, avvengono sulla base di liste da tempo preparate dalla polizia politica, l'OSNA, sulla base del mandato affidatole sin dall'autunno precedente dai vertici del Partito Comunista Sloveno. Vengono colpite diverse categorie di persone, quadri del partito fascista e delle organizzazioni del regime, collaborazionisti dei tedeschi, rappresentanti dello Stato italiano, membri delle forze di polizia, elementi che negli anni precedenti in qualche modo si erano distinti per loro antislavismo, aderenti ad associazioni patriottiche italiane, persone note per i loro sentimenti italiani, ma anche sloveni anticomunisti, soggetti che a diverso titolo avrebbero potuto guidare il dissenso nei confronti delle nuove autorità. Fra questi ultimi rientrano anche gli antifascisti del Comitato di Liberazione Nazionale, che hanno organizzato l'insurrezione contro i tedeschi del 30 aprile, ed alcune decine di combattenti delle brigate partigiane italiane che hanno rifiutato di porsi agli ordini del comando di piazza jugoslavo. All'arresto raramente segue l'accertamento di responsabilità individuali. Talvolta gli arrestati vengono uccisi subito, più spesso vengono inviati nei campi di prigionia. Qui giunti, nei mesi estivi, in condizioni di vita precarie e maltrattamenti e soprattutto la mancanza di alimentazione, mieteranno un gran numero di vittime. Particolarmente famigerato risulterà il campo di Borovnica, nei pressi di Lubiana. Alla fine dell'estate cominceranno i rilasci, che dureranno anche qualche anno. Di alcune migliaia di persone si smarrirà però ogni traccia. Uno degli episodi più noti e controversi di quell'ondata di violenze che comunemente viene chiamata Foibe avviene nel villaggio di Basovica, sul Carso Triestino, vicinissimo alla città. Fra il 29 e il 30 di aprile del 1945, Basovica è teatro di violenti scontri tra formazioni tedesche e jugoslave. Cessati i combattimenti, caduti tedeschi, carcasse di cavalli e materiali vari vengono sgombrati precipitandoli in una grande voragine, il cosiddetto Pozzo della Miniera, che originariamente era profonda più di 200 metri e larga alcuni metri. Nei giorni successivi, secondo alcune testimonianze, nei pressi del paese viene costituito un tribunale militare jugoslavo che processa con rito sommario alcune centinaia di italiani, sembra per la maggioranza agenti e ufficiali di polizia. Il procedimento si conclude con la condanna a morte e la fucilazione in massa degli arrestati, i cui corpi vengono poi gettati nel pozzo. Per occultare l'accaduto, nella voragine vengono gettati anche altri materiali, comprese munizioni inesplose. Qualche settimana dopo, le truppe jugoslave si ritirano da Trieste a seguito dell'accordo di Belgrado del 9 giugno 1945 e in città si insedia un governo militare alleato. Fra i triestini cominciano a circolare confuse notizie su quanto accaduto a Basovica e le autorità alleate aprono un'inchiesta. Le testimonianze raccolte sono piuttosto dettagliate, mentre invece quasi nessun risultato danno i sondaggi condotti nel pozzo, sia per l'insufficienza di mezzi impiegati, sia per la mole e il tipo di materiali gettati nell'abisso. Anche successive esplorazioni si sono scontrate con le medesime difficoltà e ciò ha fatto sì che si diffondessero le stime più diverse sul numero delle salme effettivamente presenti nella voragine.
Negli anni 50 la voragine è stata utilizzata come discarica, fino a quando nel 1959 è stata chiusa con una lastra di cemento armato, ad opera del Commissariato Generale per le Onoranze in Guerra del Ministero della Difesa. Nel corso degli anni il Pozzo della Miniera, che comunemente viene chiamato Foiba di Basovizza, è diventato il memoriale di tutte le vittime delle stragi del 43 e del 45. Nel 1980 la Foiba di Basovizza è stata dichiarata Monumento di Interesse Nazionale e l'area ha ricevuto una prima sistemazione a cura del Comune di Trieste. Poi, nel 1992, la Foiba è stata dichiarata Monumento Nazionale e l'intera area è stata ristrutturata fra il 2007 e il 2008 a cura del Comune di Trieste. Sul pozzo è stata eretta una nuova copertura monumentale che ricorda la benna con la quale vennero tentati i primi recuperi delle salme. Al margine del sacrario è stato realizzato un centro di documentazione affidato in gestione alla Lega Nazionale di Trieste. All'esterno sono state poste diverse lapidi commemorative. All'interno invece una serie di pannelli illustra la tragedia delle foibe nel contesto della storia giuliana del Novecento.